Siamo stati aggrediti senza motivo in un vicolo vicino a casa, praticamente in centro storico, nel centro più centro di Carpi. Camminando quasi per mano, direi, io e il mio fidanzato Mattia, abbiamo dovuto praticamente attraversare questo gruppo che occupava la strada e ci hanno subito preso di mira con le parole, spintonando, prendendoci, tirandoci e subito sono passati alle mani. Secondo me erano circa 8, sembra che fossero tutti nordafricani. Hanno iniziato ad accanirsi contemporaneamente contro tutti e due. Io la prima reazione è stata quella di tirargli un destro al primo che avevo davanti. Sono sicura di averne centrati parecchi. Gli ho tirato sicuramente anche dei calci e ho cercato per quanto ho potuto di difendere Mattia che era svenuto per terra, senza, insomma, senza vita quasi. E gli stavano dando tanti calci al viso, gli hanno procurato varie fratture. Ha quasi rischiato di perdere la mobilità dell'occhio. Gli hanno spaccato i denti e dopo che Mattia hanno visto che era comunque senza forze per terra, io continuavo a menarli probabilmente, non riuscivano a buttare per terra anche a me, si sono tutti coalizzati contro di me, mi hanno tenuto ferma, mi hanno bloccato le braccia e mi hanno cominciato a dare dei colpi sulla testa, cioè, tutti insieme, cioè, era proprio una raffica di pugni sulla testa e uno di questi aveva una bottiglia e ho sentito anche la bottiglia e mi ha lasciato vari punti, insomma. Ho riportato una lesione al cuoio capelluto, 4 punti. Hanno sentito arrivare la polizia, hanno cominciato a scappare in gruppo e io mi sono alzata, all'ultimo mi sono lanciata praticamente di testa contro uno che prendeva la bicicletta e l'ho tenuto bloccato per terra, che poi è quello che è stato fermato dagli agenti e arrestato. Non hai tempo di avere paura, cioè se hai paura sei morto, o sveni per terra o prendi le botte e non ti ricordi più niente, cioè in quel momento lì reagisci come se fossi un animale attaccato dagli animali. È molto istintivo, poi soprattutto per chi come me ha praticato realmente uno sport da combattimento, entri in quella fase mentale automatica dove reagisci tutto con quello che hai appreso. E